Bisognerebbe proprio porre fine a questa sorta di corsa che per tante persone diviene la normalità, come se il problema fosse fare tante cose. In ciò invero ci perdiamo il gusto delle cose, la loro bellezza sfuma, evapora, ci sfugge tra le mani. Dovremmo riflettere nuovamente se non sia il caso di rallentare, di fermarci, di porre fine a quell'atteggiamento che pare per molti oramai essere la normalità. Dovremmo imparare qualcosa dalle famose pagine della ricerca del tempo perduto di Proust, che ci mostra che densità può avere il singolo istante, anche quello in cui si beve un tè ai fiori di Tiglio. È la densità delle cose, la densità della singola cosa che dobbiamo nuovamente imparare. E su questo, e non sulla quantità, sul numero delle attività, dobbiamo fondare l'educazione, in particolare dei giovani. Il filosofo Byung-Chul Han affronta questi temi nel suo bellissimo libro intitolato Il profumo del tempo, l'arte di indugiare sulle cose. Scrive per esempio: l'accelerazione si rivela come un'inquietudine nervosa che, per così dire, fa agitare la vita da una possibilità all'altra. E ancora, la sensazione che esso, il tempo, passi più velocemente di prima, una sensazione rafforzata dal fatto che gli eventi si susseguono velocemente, senza lasciare un'impressione profonda, cioè senza diventare un'esperienza. E infine riassume la questione in modo mirabile, spiegando: l'impressione che il tempo trascorra molto più rapidamente di prima ha la sua origine nel fatto che oggi non si è capaci di soffermarsi, di indugiare. La scuola, in realtà, in primis dovrebbe incentrare molto del suo impegno su questo, insegnare cioè ai giovani a fermarsi, a indugiare, cioè invitarli ed educarli a cogliere la densità dell'istante.